Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo i fatti in primo piano quest'oggi. La struttura potrà ospitare 16.000 persone, sarà collocata nel quartiere di Santa Giulia. I lavori partiranno nell'autunno del prossimo anno e termineranno pochi mesi prima del Via delle Olimpiadi. Incendio la notte scorsa nella residenza universitaria Bocconi, tre intossicati e palazzo evacuato. Sul rogo di Via Antonini invece l'allarme dell'assessore Maran: serveranno case per diversi anni. Ancora polemica sulla possibilità di porre un divieto ai minori sull'uso dei monopattini. Fontana replica Bernardo: la proposta della regione è solo il primo passo. E sono pronti a ripartire i lavori per la riqualificazione di Piazza Castello a Milano. Dopo lo stop del TAR per il ricorso di un'azienda esclusa, arriva l'ok del Consiglio di Stato. Agenti in servizio fino alla mezzanotte, controlli intensificati anche durante la giornata, il frutto di un accordo tra l'amministrazione di Trezzano e la polizia locale. E allora, le Olimpiadi di Milano Cortina distano ancora alcuni anni, ma la città nel frattempo, Milano, si sta preparando con numerose infrastrutture. L'ultimo progetto in ordine di tempo è davvero avveniristico: la più grande arena d'Italia nel quartiere Santa Giulia potrà ospitare fino a 16.000 spettatori. Vediamo. Adesso ha anche un volto, o meglio una facciata. L'arena polifunzionale che sorgerà nel quartiere di Santa Giulia si svela finalmente ai milanesi. 16.000 posti per quello che dovrebbe diventare il più grande palazzetto al coperto d'Italia. Sorgerà là dove oggi si trova quasi solo terra incolta e fango e dove si inserirà in un tessuto di costruito più ampio, pur mantenendo 10.000 metri quadrati di spazi esterni a disposizione della cittadinanza e di eventi. A progettare, realizzare e gestire la nuova struttura sarà Eventim, uno dei fornitori internazionali leader nel settore della biglietteria e dell'organizzazione di eventi live, con cui Milano Santa Giulia SPA ha firmato un accordo. Con la firma è ovviamente un ulteriore tassello, perché come abbiamo detto a giugno abbiamo avuto l'approvazione definitiva, abbiamo iniziato subito le bonifiche, che è una delle attività propedeutiche alla realizzazione. Con Eventim abbiamo iniziato quindi a progettare l'arena, abbiamo ceduto il lotto di area dove verrà realizzata questa arena da 16.000 posti, quindi è un'arena importante, un'arena che rappresenta una grande attrazione per il progetto. Poi nei mesi, nelle settimane successive approfondiremo e chiuderemo tutti gli altri accordi con il nostro altro partner australiano Lendlease per il progetto di edificazione privata. Costo totale dell'investimento 180 milioni di euro, mentre la fine dei lavori, che inizieranno tra un anno circa, è stata fissata nell'autunno del 2025, giusto in tempo per i collaudi prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, già perché è qui che si terranno le gare di hockey su ghiaccio a 5 cerchi. Dopo i giochi, invece, l'arena sarà uno dei principali punti di riferimento in Italia e in Europa per i concerti. La nuova arena che attendiamo a Milano da tanto tempo, quasi a prescindere dalle Olimpiadi, cioè un nuovo impianto destinato poi a ospitare eventi sportivi e non solo, di quelle dimensioni, con 16.000 spettatori come massima capienza, è qualcosa che sarà importantissimo anche per le Olimpiadi. Adesso pensiamo alle Olimpiadi, quindi pensiamo ad arrivare con i lavori finiti al momento giusto, a gestire quelle settimane delle Olimpiadi, ma poi questo sarà un patrimonio di Milano che rimarrà. Progetti che talvolta si scontrano però anche con la burocrazia, è il caso degli interventi in Piazza Castello, sempre a Milano, bloccati per un ricorso al TAR di un'azienda esclusa, ma con il sì del Consiglio di Stato potranno riprendere. Sono pronti a ripartire i lavori per la riqualificazione di Piazza Castello a Milano dopo uno stop imposto dal TAR in seguito ad un ricorso presentato da un'azienda esclusa dal Comune di Milano dalla gara. Palazzo Marino ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e lo ha vinto. Il supremo grado del giudizio amministrativo ha sentenziato infatti che sussiste l'interesse a proseguire comunque i lavori, dato che è stato allestito un cantiere di grandi dimensioni in una zona, quella di fronte al Castello Sforzesco, pedonale e di grande passaggio sia per i milanesi sia per i turisti. E di più, con lavori di scavo già eseguiti e conseguenti rischi di infiltrazione se il cantiere venisse abbandonato a lungo, far proseguire i lavori, nota il Consiglio di Stato
fissato nella sentenza consentirà invece di proseguire con l'impermeabilizzazione e di garantire il presidio quotidiano e costante del cantiere. È stato Pierfrancesco Maran, assessore milanese all'urbanistica, ad annunciare il pronunciamento del Consiglio di Stato, aggiungendo che il cantiere ripartirà mercoledì 8 settembre. Al di là della sospensione della sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha poi fissato per il 30 settembre la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza. Il punto di vista del Comune è quello di non far partecipare ai lavori aziende che in passato si siano macchiate di alcuni reati. In questo caso l'azienda era stata coinvolta nell'inchiesta Mensa dei Poveri, ma secondo i giudici del TAR di fatto si sarebbe riabilitata rispettando la legge. In particolare ha estromesso l'amministratore delegato della governance e dalle quote, rendendosi poi disponibile a risarcire i danni. Tuttavia, per il Consiglio di Stato è più importante far proseguire comunque i lavori nel cantiere della piazza. Restiamo a Milano con le notizie, ma cambiamo argomento, torniamo sull'incendio di Via Antonini, alla torre di Via Antonini dei giorni scorsi, perché dopo la stretta emergenza della messa in sicurezza dell'edificio, adesso è l'allarme per gli sfollati. A lanciarlo l'assessore Maran, che ha affermato che dovremmo trovare case per questi inquilini per diversi anni. L'incendio della Torre dei Moro di Via Antonini continua a tenere banco, non solo per le indagini degli inquirenti ancora a caccia di una causa scatenante, ma per le condizioni degli ormai ex inquilini del grattacielo, al momento rifugiatisi in un vicino hotel. Il Comune di Milano ha messo in moto la macchina degli aiuti, stipulando una convenzione con l'albergo in questione e trovando circa 200 abitazioni ad affitto calmierato nella zona, disponibili tra oggi e febbraio. Ma il tema è per quanto saranno necessarie queste case. A dare una dimensione temporale più definita alla vicenda è stato l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran, che in questi giorni sta visionando alcune delle nuove potenziali abitazioni con gli inquilini interessati. Stiamo cercando di fare tutto quello in nostro potere per aiutare le famiglie che hanno perso tutto in quell'occasione. Da oggi li stiamo ricevendo a piccoli gruppi per andare a vedere come aiutarli a trovare una sistemazione per i prossimi anni, immaginando che la torre insomma non necessita di anni, quindi insomma oggi stanno in hotel, probabilmente avranno bisogno di una casa per 3-4 anni, quindi va scelta con cura. Un nuovo incendio ha spaventato Milano la scorsa notte, per fortuna senza gravi conseguenze, precisamente alla residenza universitaria della Bocconi. Il rogo, come detto, è rimasto però fortunatamente circoscritto. Vediamo le immagini. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella serata di lunedì 6 settembre a Milano. Un incendio è divampato all'interno della residenza universitaria della Bocconi, nell'omonima via. Le fiamme sarebbero partite da un cestino dei rifiuti al piano seminterrato vicino alla mensa. In pochi minuti il fumo ha invaso gli spazi comuni, facendo scattare le operazioni di soccorso. È stato lo stesso personale della sicurezza della residenza a domare il piccolo rogo e a far evacuare le persone presenti. Successivamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli ultimi focolai e hanno messo in sicurezza l'edificio, che è stato dichiarato agibile ed è tornato a disposizione degli studenti nel giro di un'oretta circa. Intorno a che ora ha visto lei qualcosa? Alle 9, 9 e mezza. Sì, sì. E basta, ragazzi, pompieri. Basta, non so altro. Sì. I ragazzi erano preoccupati, cioè lei ha visto qualcosa di... Niente, no, erano tutti qui fuori ad aspettare di rientrare. Tutti subito sono arrivati, tutto a posto. In via Ferdinando Bocconi alle 21 sono intervenute anche due ambulanze e un'automedica, inviate in codice giallo dall'azienda regionale Emergenza Urgenza. I soccorritori hanno prestato le prime cure a tre persone di 26, 43 e 55 anni, che hanno riportato lievi intossicazioni. Per nessuno di loro comunque si è reso necessario il trasporto in ospedale. Visto che c'erano dei pompieri in strada, ma non sapevo. Ma tu eri qui in questa zona ieri sera? Ho visto delle foto su Instagram. Si indaga adesso per risalire alle cause del rogo, che fortunatamente ha causato solo qualche momento di trambusto. Si tratta del secondo incendio nel giro di pochi mesi allo studentato. Già lo scorso 2 giugno i pompieri erano intervenuti per spegnere un incendio divampato al quinto piano della residenza universitaria e in quella circostanza erano stati 4 i ragazzi rimasti lievemente intossicati.
Apriamo adesso la consueta parentesi per aggiornarvi sull'andamento delle vaccinazioni e anche dei contagi in Lombardia, con il supporto anche della nostra grafica. Iniziamo appunto come di consueto dalle vaccinazioni, quasi 75% dei vaccinati totalmente con doppie monodose, un dato ben al di sopra di quello italiano, come potete vedere i non vaccinati sono di poco inferiore al 23%. Con l'aiuto della grafica vediamo anche le dosi somministrate nella giornata di ieri, oltre 56.000 in Lombardia. Attenzione, come di consueto, anche al dato dei contagi. Con l'aiuto della nostra grafica, i nuovi positivi ogni 100.000 abitanti ci dicono che il dato milanese, calcolato su base settimanale, di 33 nuovi positivi ogni 100.000, è un dato inferiore a quello lombardo e la metà di quello nazionale. Giornata di lavori oggi per il Consiglio regionale, una mozione presentata dal consigliere di Più Europa Michele Usuelli, che chiede alla Giunta di impegnarsi affinché venga posto il divieto di ingresso di armi all'interno degli ospedali lombardi. Vediamo. Obbligo del casco, assicurazione per danni contro terzi e divieto di utilizzo sotto i 18 anni. Dopo l'approvazione della Giunta Lombarda della proposta di legge al Parlamento per regolamentare l'uso dei monopattini elettrici, alcune delle disposizioni contenute all'interno del nuovo documento aprono il confronto politico in Consiglio regionale. Favorevole la Lega. Il mondo sta cambiando, la mobilità sostenibile ormai fa parte della nostra vita quotidiana, probabilmente ci serve mettere dei correttivi. Il problema non è solo sui monopattini, ma è anche sicuramente sulle biciclette. Adesso stanno andando molto le biciclette col motore elettrico, che raggiungono delle velocità superiori anche a quelle dei monopattini, le vediamo spesso sui marciapiedi. Se si deve fare un disegno lo si faccia organico. Anche per Fratelli d'Italia c'è bisogno di una regolamentazione e il divieto di utilizzo dei monopattini elettrici da parte dei minori è una giusta disposizione. Noi siamo favorevoli a questa proposta perché comunque non più lontano di 15 giorni fa abbiamo pianto un ragazzino di 13 anni a Sesto San Giovanni. Anche per i motorini c'è un divieto a 16 anni, magari si può discutere non al di sotto dei 18 ma anche al di sotto dei 16. Io credo che questo sia un compromesso che si può tranquillamente raggiungere, però va fatto una regolamentazione il prima possibile. Per i 5 Stelle la nuova proposta di legge al Parlamento invece è vista come un vincolo all'innovazione. Noi pensiamo che la mobilità alternativa sia un grande valore. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo lavorato molto affinché si sperimentasse in Italia e con queste misure introdotte da Regione Lombardia pensiamo che si possa mettere a rischio tutto quello che di positivo c'è stato, quindi un maggior aumento di mobilità, di micromobilità, i benefici sull'ambiente, quindi anche sulla salute e anche tutte quelle centinaia di posti di lavoro che sono stati creati con queste aziende, pensiamo a quelle del noleggio ma anche alle ciclofficine che stanno in questo periodo lavorando tantissimo con questi nuovi mezzi di trasporto. Per il PD infine, più che un divieto per i minorenni, bisognerebbe aumentare la consapevolezza dei più giovani sul codice della strada. È giusto prevedere delle regole e anche magari un patentino perché chi non ha la patente abbia quelle informazioni minime sul codice della strada. Io non sono particolarmente d'accordo invece su limitare l'utilizzo ai soli maggiorenni, come invece ha previsto Regione Lombardia, perché ci sembra una limitazione eccessiva, quando invece bisogna aumentare la consapevolezza anche da parte dei minorenni dell'importanza del codice della strada. Il Consiglio regionale si è dibattuto anche di monopattini, non solo come anticipato del tema delle armi negli ospedali, come vedremo tra poco. Restiamo però sulla polemica dei monopattini perché, contrario al schieramento di centrodestra, il candidato alle prossime comunali Bernardo, soprattutto per il divieto ai 18 anni. Sentiamolo. Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra, si sgancia dalla proposta di legge sui monopattini elettrici avanzata da Regione Lombardia, guidata dallo stesso centrodestra. L'idea della giunta di Attilio Fontana è quella di imporre l'obbligo del casco e dell'assicurazione per danni a terzi, ma soprattutto quella di vietare la guida dei monopattini ai minorenni. Ed è proprio su questo ultimo punto che Bernardo ha invece spiegato di avere una visione diversa. Io sui, diciamo, i monopattini ritengo che debba avere chi usa il monopattino, sia minorenne che maggiorenne, un casco, un'assicurazione,
una targa e probabilmente i minorenni devono invece comprendere o capire quelli che sono i segnali a strada, quindi in qualche maniera fare un breve piccolo corso che possa insegnargli questo. Un cortocircuito interno al centrodestra che rischia di raffreddare i rapporti interni alla coalizione, dal momento che la proposta della giunta regionale aveva incassato anche il plauso di Matteo Salvini. Sull'altro fronte intanto il sindaco Beppe Sala non intende prendere una posizione definita e invoca invece l'intervento del governo. Ma io penso che se qui rischiamo che in una regione la possono usare i minorenni e nell'altra no, in una città c'è l'obbligo del casco, in altra no, è un solito errore all'italiana. Io credo che il governo dovrebbe deliberare da questo punto di vista, perché stiamo parlando appunto di mobilità pubblica, e spero che lo facciano, quindi diamo ancora un po' di tempo al governo, però mi fa un po' paura il fatto che ognuno faccia a modo suo. In Consiglio regionale, come anticipato poco fa, si è parlato anche del tema delle armi all'interno degli ospedali. Allora andiamo a sentire questa mozione del consigliere di Più Europa, Usuelli. Regolamentare l'utilizzo delle armi all'interno degli ospedali, è questo l'obiettivo della mozione presentata in aula del Consiglio regionale da Michele Usuelli di Più Europa Radicali per far sì che Regione Lombardia formalizzi un divieto di ingresso di armi nei presidi sanitari, salvo deroghe per le forze dell'ordine. I protocolli e le procedure che già esistono mai prevedono che un medico entri in ospedale armato. Esistono dei corsi che si insegnano agli studenti di de-escalation della tensione per affrontare, accogliendo e contenendo, la tensione motivata o immotivata che sia di un paziente o del genitore di un paziente. Solo quando il dialogo e l'accoglienza non funzionano si chiamano le forze di polizia che si occupano della nostra sicurezza. Mai è previsto che un medico entri armato in ospedale, magari per tirare fuori la pistola di fronte a un genitore che lo minaccia di aggredire, non lo so. La mozione, sottoscritta anche dal consigliere PD Pietro Bussolati, interviene dunque per evitare che qualsivoglia membro del personale possa decidere di armarsi per difendersi dalle aggressioni in ospedale o che a chiunque sia concesso di entrare in ospedale armato. Gli ospedali devono essere dei luoghi di cura, dei luoghi sicuri per i pazienti, e non devono essere dei luoghi dove portare le armi. In Lombardia non esiste una norma che vieti l'ingresso delle armi e questo fatto è scoppiato dopo che si è scoperto che il candidato della destra Bernardo, primario, porta all'interno per sua stessa missione, porta all'interno delle strutture ospedaliere un'arma, e quindi contestiamo sia il fatto che il candidato della destra giri con l'arma soprattutto all'interno dell'ospedale e pensiamo che si debba prevedere una norma che vieti l'utilizzo delle armi dentro gli ospedali. La cronaca adesso: un uomo è andato a correre nel parco delle Basiliche con un Rolex al polso, è stato aggredito e rapinato. Rapina avvenuta nella serata di ieri, la vittima un 52enne. Accerchiato e scippato, un uomo di 52 anni italiano è stato aggredito e rapinato poco dopo le 20 di lunedì sera all'interno del Parco delle Basiliche, l'area verde di Milano che si trova in via Santa Croce sui Navigli. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il 52enne stava facendo jogging quando sarebbe stato bloccato da 4 uomini che gli hanno portato via un Rolex da circa 4.000 euro che aveva sul braccio per poi allontanarsi. Il derubato fortunatamente non è rimasto ferito ed è stato lui stesso a dare l'allarme al 112, pur senza riuscire a fornire una descrizione esatta dei rapinatori che intanto hanno fatto perdere le proprie tracce. Lo scorso 30 agosto la stessa sorte era toccata a Cosmino Laroi, 52 anni, allenatore di calcio ed ex difensore romeno, che era stato derubato del suo orologio di lusso in via della Spiga, pieno centro città. L'ex allenatore stava passeggiando con la moglie nel quadrilatero ed era stato avvicinato da un uomo che lo aveva abbracciato per poi allontanarsi rapidamente. Quando l'allenatore si era girato per capire chi fosse, aveva visto il ladro fuggire e salire a bordo di uno scooter con un complice che lo attendeva già alla guida. Si era accorto di non avere più il suo Richard Mille dal valore di migliaia e migliaia di euro. A proposito di sicurezza, l'amministrazione comunale di Trezzano ha stipulato un patto con la polizia locale per estendere la presenza degli agenti in strada fino alla mezzanotte. Questo ed altri interventi, sentiamoli.
Per migliorare e rendere più efficace il controllo del territorio, l'amministrazione comunale di Trezzano sul Naviglio ha avviato un progetto con la polizia locale della città che effettuerà servizi dedicati fino alle 24 e anche durante la giornata intensificherà alcuni servizi con autovelox mobili per il controllo della velocità e controlli di assicurazioni e revisioni delle auto. Negli scorsi giorni i primi servizi con due pattuglie sul territorio e un operatore presso la centrale operativa sono stati effettuati interventi di contrasto al fenomeno della prostituzione con stazionamento nelle zone più delicate della città e controlli di polizia stradale con sanzioni per la violazione delle norme del codice della strada, ha detto il sindaco Fabio Bottero, che continua: crediamo sia importante la presenza dei nostri agenti sul territorio per un maggior controllo e per disincentivare comportamenti scorretti. La polizia locale programmerà quindi alcune serate con diverse pattuglie in servizio fino a mezzanotte e intensificherà i controlli stradali anche durante la giornata, ha detto Bottero. Abbiamo destinato risorse importanti per la sicurezza, quasi 70.000 euro per dotare il personale di polizia locale di strumenti all'avanguardia che permetteranno anche di riqualificare la centrale operativa e gli autovelox. Torniamo al Consiglio regionale, perché sono stati davvero tanti i temi affrontati in questa giornata, polemiche anche sulla dote scuola, sollevarla il consigliere regionale del Partito Democratico Boccia, che ha denunciato sono finiti i finanziamenti per il materiale didattico. Sentiamo. Chiedere a Regione Lombardia entro quali tempistiche la Giunta riuscirà a trovare dei nuovi fondi per il bando dote scuola, così da poter soddisfare anche quelle quasi 50.000 famiglie lombarde che hanno fatto domanda ma che sono rimaste fuori, è la domanda che i consiglieri PD Paola Bocci e 5 Stelle Marco Degli Angeli hanno rivolto in consiglio regionale dopo aver da settimane denunciato il problema dei mancati finanziamenti a 45.500 famiglie per sostenere le spese del materiale scolastico. Avere in alcune province quasi il 50% di domande non esaudite, anche se ritenute idonee, è secondo me un problema. Noi abbiamo spesso chiesto in tutte le sedi di bilancio un aumento dei finanziamenti sulla dote scuola per poter raggiungere il numero più ampio possibile di famiglie, tenendo conto che il Covid ha sicuramente messo in una soglia più vicina alla povertà più famiglie lombarde di altre e che il diritto allo studio deve essere per tutti. La risposta che oggi arriva da Regione Lombardia è veramente avvilente per le oltre 46.000 famiglie che sono rimaste escluse dalla dote scuola. Regione Lombardia sostanzialmente ha detto che non ha intenzione, o meglio scarica la responsabilità sul governo, non vuole aggiungere fondi perché dice che non può aggiungere fondi, e questa è una bugia. Regione Lombardia semplicemente non vuole stare dalla parte delle famiglie, non vuole aiutare queste famiglie che sono state escluse, ed è assurdo e vergognoso che Regione Lombardia si accorga di queste famiglie solamente ora, dopo averle illuse. Polemiche seppur di diverso tenore anche a Gaggiano, dove domenica è stata inaugurata la nuova sede di Lealtà e Azione, un gruppo di estrema destra, feroci polemiche da parte di ampi, polemiche che potrebbero arrivare in tribunale. Sentiamo che cosa è successo. Scoppia il caos a Gaggiano dopo le parole del presidente dell'ANPI di Abbiategrasso, Marco Garbi, che ha partecipato nel pomeriggio di domenica al presidio antifascista organizzato proprio a Gaggiano in concomitanza con l'inaugurazione della sede di Astrea, associazione legata al movimento di destra radicale Lealtà e Azione. Garbi è stato autore di un intervento dai toni particolarmente violenti nei confronti degli esponenti di Lealtà e Azione, con insulti e in particolare con una frase: il nostro intento è quello di spingerli piano piano al loro posto, ha detto, cioè dove gli compete, che è piazzale Loreto a fare bungee jumping. Piano piano, con un po' di pazienza, li spingiamo fino a là, finché non li appendono. Io sono qua proprio per scusarmi con Gaggiano, la sua città, gli antifascisti di Gaggiano, perché come molti di voi sapranno, prima i fascisti di merda erano da Abbiategrasso, noi li abbiamo cacciati. Ma non temete, non vogliamo, non li abbiamo cacciati per mandarli da qualche altra parte. Il nostro intento è quello di spingerli piano piano al loro posto, dove gli compete, che è Piazza Loreto. Quello è il loro posto, piano piano, secondo quei pazienti, li spingiamo fino là, finché non appendono.
Ora l'Altazione annuncia l'intenzione di valutare azioni legali. Questa è la nota dell'associazione. Le vergognose parole del presidente dell'ANPI di Abbiategrasso Marco Garbi, che invocava Piazzale Loreto, dimostrano che se a Gaggiano esiste un problema di odio politico, questo viene da sinistra. Ciò che inquieta è come questo linguaggio usato dai democratici non trovi distinguo e dissociazioni da parte della sinistra cittadina, considerando la pubblica istigazione alla violenza delle frasi pronunciate dal presidente dell'ANPI di Abbiategrasso, la nostra associazione ha dato mandato ai propri legali per valutare gli estremi di rilevanza penale e per procedere alla tutela legale nelle sedi opportune. Voltiamo pagina adesso a Robecco, dove è andata in scena la strapasciata dedicata a Valentina Caso, Travolta lo scorso mese di agosto in via San Giovanni, luogo dove è iniziata la gara. Vediamo le immagini. Un'edizione storica, quella della strapasciata di lunedì 6 settembre a Robecco sul Naviglio, non solo per le limitazioni dovute al Covid che hanno ridotto la partecipazione a 500 runner, ma per il fatto che è stata una corsa dedicata a Valentina Caso, la runner travolta a inizio agosto vicino a una rotonda in via San Giovanni, proprio da dove la gara di ieri è cominciata. In suo ricordo il direttivo del Tapascione Running Team, la società organizzatrice, ha posizionato una targa sul luogo della tragedia, un simbolo di quello che è successo e che rimarrà per sempre a futura memoria. Un'edizione molto speciale, solo per ora, per quest'anno, dedicata alla nostra cara Valentina Caso, scomparsa il 4 agosto per quel tragico incidente sulla rotonda zona cimitero del Casterno. Questa è la maglietta, come vedete, che avranno tutti i volontari, perché quest'anno abbiamo voluto veramente ricordare Valentina al massimo, il più possibile, e insieme a lei chiaramente tutti gli amici che in questi anni ci hanno lasciato. È una gara, è una tapasciata non competitiva, quindi abbiamo mantenuto le regole FIDAL vigenti fino a questo momento, con massimo 500 pettorali, e il percorso di 6 km passerà per le nostre bellissime zone, Robecco, Carpenzago, Casterno, con un ritorno meraviglioso su una zona sterrata del parco di Villa Terzaghi. Credo che sia un bellissimo evento, una grossa opportunità che dà un segnale forte per una ripresa all'insegna dello sport. Sicuramente non è stato un evento semplice da organizzare, per cui grazie di cuore ai Tapascioni Running Team, e questa sera credo che l'evento abbia un valore più importante perché ricordiamo Valentina. Quindi davvero grazie di cuore per tutto quello che stanno facendo per promuovere lo sport e i nostri territori. È tutto con questa notizia, vi ricordo l'appuntamento in prima serata con Milano Capitale, il nostro magazine di approfondimento con tutte le notizie sulla città di Milano.